Bisogna lasciarsi alle spalle l'Italia per guardare da un'altra prospettiva il caso dell'alta velocità. Bienvenue au tunnel du Fréjus. Passato il confine, si incontra Modane, una città che da un secolo e mezzo vive di ferrovia. L'eco delle proteste contro la TAV ci precede. Ma sono matti quelli là. Perché? Ma bisogna farlo quella cosa lì, no? È una cosa utile da fare, quel tunnel lì. Per celebrare l'alta velocità a Torino-Lione, qui hanno addirittura un piccolo museo. Pannelli, plastici e video per spiegare l'opera. In un bar incontriamo l'impresario di una ditta che ha lavorato in subappalto al cantiere. Un anno che è terminato tutti i sondaggi delle gallerie di riconoscenza. Raggiungiamo il cantiere, tutto è fermo, immobile, deserto. E noi abbiamo realizzato queste tre discenderie. Un funzionario del consorzio italo-francese ci illustra il progetto. È molto importante avere queste opere. Da questo versante hanno già costruito le tre gallerie propedeutiche al grande tunnel di 57 chilometri. Poi hanno chiuso tutto e si sono messi ad aspettare l'Italia.